Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Golf Romeo India, Zulu Zulu Lima Yankee, e questo è Delta Delta Victor Oscar Tango Romeo. Sì, vi vedo un pochettino confusi, non vi preoccupate, vi spiego tutto dopo la sigla, o se preferite dopo Sierra India Golf Lima Alfa. Se vi dico «domodossola», sicuramente la prima frase che vi viene in mente è «di come domodossola», la più tipica frase che viene utilizzata nell'alfabeto fonetico italiano per identificare una singola lettera. In fondo l'alfabeto fonetico è questo. L'alfabeto fonetico è un modo di identificare ogni lettera dell'alfabeto con una parola che inizia con quella lettera dell'alfabeto, in maniera tale che sia chiaro che è esattamente quella lettera, perché la pronuncia di una singola lettera può generare un minimo di confusione, soprattutto se non si è in grado di ricevere correttamente il messaggio. Per esempio, se il messaggio non viene dato a voce, ma magari via radio, via una situazione di questo genere. Domodossola, appunto, quella ridente cittadina in Lombardia, nell'Interland milanese, che, appunto, richiama all'alfabeto fonetico italiano, giusto? Quasi, perché naturalmente vi sto trollando molto pesantemente. Domodossola non è in Lombardia, è in Piemonte, è nella provincia Verbano-Cusio-Ossola. Tra le altre cose non è neanche quella che ho indicato sulla cartina, quella è Cadine, Domodossola è questa. E ora che sono riuscito a trollarvi, come ha fatto diverse volte il grande John Oliver, ho sempre sognato di poterlo fare una volta anche io, e ci sono riuscito, parliamo un pochettino dell'alfabeto fonetico internazionale. L'alfabeto fonetico italiano permette agli italiani, alle persone di lingua italiana, di capire quando si sta facendo lo spelling, quando si sta parlando di qualcosa, si sta indicando qualcosa, elencandolo lettera per lettera, di capire esattamente che cosa corrisponde ogni lettera, per esempio se si sta facendo una trascrizione. Ora, immaginate di dover fare una trascrizione di qualcosa che vi viene indicato da una persona straniera, ma che, appunto, il problema è che la persona è straniera, non parla italiano, parla un'altra lingua, non ha idea magari delle varie città italiane, ha più idea delle città della propria nazione, e quindi come si fa? Si cerca di mettersi d'accordo su utilizzerà un altro tipo di alfabeto. Ora, ovviamente, nell'ambito delle comunicazioni radio, soprattutto nell'ambito delle comunicazioni radio aeronautiche, che sono la cosa che più di ogni altra nei primi anni 50 del XX secolo, e sì, siamo negli anni 20 del XXI secolo, mamma mia come mi sento vecchio! Comunque, nei primi anni 50 del XX secolo, l'Ente per l'Aviazione Civile pensò che sarebbe stato utile trovare un alfabeto fonetico che funzionasse per le persone che venivano da tutto il mondo, per i piloti d'aereo che venivano da tutto il mondo, per poter identificare correttamente una determinata sigla, una determinata situazione, in maniera tale che qualsiasi operatore, qualunque fosse la sua lingua nativa, fosse in grado di comprendere qual era la sigla a cui ci si stava riferendo, che può essere una cosa molto importante, soprattutto per evitare di sbagliare quando si guida un aereo, non so, la pista o la rotta, e con danni incalcolabili, ovviamente. L'alfabeto fonetico internazionale è nato in questo modo, si è sviluppato nell'ambito aeronautico, è arrivato nell'ambito delle comunicazioni radio e si è sviluppato piano piano, diventando de facto uno standard che viene utilizzato un po' in tutto il mondo per tantissime cose. Io lo conosco avendo bazzicato parecchio l'ambiente delle comunicazioni radio, perché è molto diffuso nelle comunicazioni radio, e lo si usa meccanicamente, infatti ormai l'ho imparato a memoria da molto tempo e quindi lo uso meccanicamente, senza stare lì a pensarci troppo. Se c'è una parola particolarmente complessa, magari la devo guardare e seguire lettera per lettera, ma le parole dell'italiano corrente tendo a riuscire a pronunciarle correttamente. L'alfabeto fonetico internazionale è questo che vedete a schermo. Ora, ovviamente io sto indicando un lato dello schermo, ma non so ancora se riuscirò a trovare un alfabeto fonetico abbastanza piccolo da stare in un lato dello schermo, o se dovrò completamente coprire la mia faccia con l'alfabeto fonetico. C'è una parola che corrisponde a ognuna delle 26 lettere dell'alfabeto. La pronuncia di alcune parole può variare leggerissimamente, per esempio la N, November, può essere pronunciato all'americana, può essere pronunciata alla britannica, November, ma si capirà sempre che è quello. Oltre alle lettere, naturalmente questo alfabeto comprende anche i numeri. Ora, quando si legge una sigla che comprende lettere e numeri, non solo si tenderà a leggere la sigla lettera per lettera, ma le cifre saranno comunque lette numero per numero, cifra per cifra, per evitare di nuovo situazioni di confusione e dover utilizzare parole come centinaia, migliaia, eccetera.
Ora, normalmente, nell'uso che si fa dell'alfabeto fonetico internazionale, le cifre vengono lette nella lingua che parlano tutti gli operatori, quindi se stiamo parlando in lingua italiana probabilmente utilizzeremo le lettere dell'alfabeto fonetico internazionale, ma le cifre in italiano. Per esempio, A10 lo leggeremo alfa 1, 0. Mentre se abbiamo dubbi sulla lingua che parla la controparte, per esempio durante comunicazioni radio a lunga distanza, durante comunicazioni internazionali, si tenderà ad utilizzare la lingua inglese, perché bene o male la parlano tutti quanti, quindi al di là delle lettere dell'alfabeto, che quelle sono e quelle rimangono, le cifre saranno lette in lingua inglese. Queste sono le cifre nell'alfabeto fonetico internazionale in lingua inglese. Ora, le prime due cose che noterete sicuramente sono 0, che viene detto per esteso zero, si tende a non pronunciare O, perché così si dà proprio l'idea che è la cifra 0 e non eventualmente la lettera O, e noterete tutti quanti il 9, e noterete quella R. E prima che tutti quanti mi commentiate qui sotto «Ma Grizzly, 9 in inglese si dice 9!» Sì, e nell'alfabeto fonetico internazionale si ha l'abitudine a dire «niner». In alcune versioni dell'alfabeto fonetico internazionale il 5 viene pronunciato «fiver», questo non ha molto senso, e adesso vi spiego perché. Si pronuncia invece il 5 «five», ma il 9 «niner», per un motivo abbastanza semplice. Come dicevo, parliamo di comunicazioni radio, quindi comunicazioni che non necessariamente avvengono con una perfetta intellegibilità. Non è detto che la controparte con cui state parlando possa sentire perfettamente il vostro messaggio. Ci possono essere disturbi di ogni genere, ci possono essere disturbi elettrici, ci possono essere disturbi dati alla distanza, e in mezzo a tutti questi disturbi riuscire a capire bene se una cifra che è stata pronunciata era 5 o 9, ascoltando la mia voce così, 590, ok, si sente, 590. Ma se ci sono disturbi, se sotto c'è un sacco di rumore, se quello che si sente è 5, ecco, cos'era? 550? 990? 590? 950? Ecco che c'è confusione. E allora, per evitare la confusione, il 9 viene allungato, niner, ha una pronuncia differente da 5, anche se c'è rumore di fondo, 5 è un 5, niner è un 9, si capisce in qualche modo. Poi ci vuole anche tanto orecchio, questo si fa con il tempo, con la pratica, ma al di là di questo la situazione principale è questa. Per questo motivo si usa questo discorso di avere il 9 pronunciato in maniera differente dal 9 in inglese, e per questo motivo lo 0 viene pronunciato in esteso, anche se generalmente nell'ambito colloquiale si può utilizzare la lettera O per indicare lo 0. L'alfabeto fonetico internazionale è utilizzato molto nelle comunicazioni radio, un po' in tutto il mondo. Sicuramente guardando qualche film, guardando qualcuno che parla alla radio, o sentendo parlare dei militari, avrete sentito nominare queste lettere meccanicamente. Ora, nelle comunicazioni radio si tende a essere particolarmente stringati, quindi quando si pronuncia qualcosa utilizzando l'alfabeto fonetico internazionale non si pronuncerà ogni lettera come facciamo all'italiana, per esempio D come Domodossola, T come Torino, eccetera. Quando andiamo a sviluppare una parola nell'alfabeto fonetico internazionale, pronunceremo semplicemente i nomi delle lettere o le cifre in sequenza una dietro l'altra. Ecco perché quando io dico «sono Grizzly» non dirò G come Golf, R come Romeo, dirò semplicemente Golf, Romeo, India, Zulu, Zulu, Lima, Yankee, Grizzly. Veloce ed efficace. Bene ragazzi, questo era l'alfabeto fonetico internazionale. Voi lo conoscevate? Avete mai avuto, non so, radioamatori in famiglia e quindi avevate più o meno un'idea di che cos'è l'alfabeto fonetico internazionale? L'avete mai sentito? Magari lo conoscevate già, lo sapevate già a memoria, magari vi ho insegnato qualcosa che potrebbe essere utile in futuro, quando si hanno contatti magari con l'estero, per poter spiegare alcune cose, come scriverle lettera per lettera? Non lo so! Parliamone come sempre nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag Delta Delta Victor Oscar Tango Romeo DDVOTR. Come sempre, se sono riuscito a incuriosirvi o a stuzzicare la vostra immaginazione, vi invito a fare pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che sì, piace anche in ambito internazionale. Inoltre, se mi seguite anche sul mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!